Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi spiego, vi faccio vedere come buggare il completo dello Yeti e renderlo magari un pochettino buggato. Allora ragazzi, come ben sapete, se avete visto il video precedente, non si può fare niente a questo outfit, neanche se andate al cannocchiale. Quindi l'unico metodo per modificare questo outfit semplicemente è fare modifica aspetto. Una volta che noi facciamo modifica aspetto, ragazzi, tramite il menu interazione, andremo nel menu delle modifiche dell'aspetto e lì potremo giocare un pochettino con questo outfit. Non potremo fare chissà che cosa, ma potremo farlo diventare qualcosa di stranissimo. Guardate e state a guardare. Adesso passo nella parte alta, qui nella testa, raga, e potrò metterci qualsiasi cappello o occhiale che sia. Ed è veramente, veramente simpatica la cosa. Ed è l'unico metodo per fare questa cosa. Poi, una volta che l'avremo buggato, potremo allora fare anche il glitch del cannocchiale, ma solo in un secondo momento. Quindi, come ben vedete, potete sbizzarrirvi con la testa mettendo cappelli, occhiali che voi piacciono. E se invece andiamo a toccare la maglietta e mettiamo la maglietta bianca tinta unita, ragazzi, guardate come si bugga questo outfit. Quindi vi scegliete la maglietta che a voi piace di più, perché rimarrà quella, non potremo cambiarla. Ma raga, se siete di Xbox o anche comunque di PS5 e in qualche maniera avete il magic slot degli outfit, la cosa diventa veramente seria, perché adesso io andrò a selezionarmi la maglietta bianca e tengo l'outfit in questa maniera, salvo il tutto e vado in free mode, raga. Una volta spawnato in free mode, come vi ho detto nel video precedente, il magic slot non si poteva usare, e invece dopo che abbiamo fatto questo step della modifica aspetto potremo andare a mettere il magic slot a queste gambe dello Yeti senza peli. E diciamo che la cosa è carina, è abbastanza buggato, raga, e a me non dispiace, è una cosina che ho voluto portarvi. Cosa facciamo per farlo diventare un po' più carino, raga? Per chi magari non ha il magic slot, potrebbe semplicemente magari indossarsi un giubbotto antiproiettile, che adesso vi faccio vedere, e salvare il tutto. Comunque sia, io adesso vado, salvo l'outfit, ci metterò il giubbotto antiproiettile, raga, e poi andiamo al cannocchiale. Quindi a questo punto salvo per tenermi l'outfit così com'è, e una volta che l'ho salvato mi dirigo al cannocchiale per passarci il caschetto antiproiettile. Quindi mi metto l'outfit da cui voglio prendere la testa e in questo caso anche il rebreather, faccio il glitch del cannocchiale, quindi corro, schiaccio freccia destra, tengo premuto touchpad o menu interazione, si aprirà il menu, mi vado a selezionare l'outfit che stiamo facendo, quello dello Yeti, raga, mi allontano dal cannocchiale e sbada bam, ragazzi, avremo buggato l'outfit dello Yeti. Diciamo che non è che sia fantastico questo outfit, ma è l'unico modo per buggarlo se volete averlo diverso dagli altri. Bella regà, alla prossima, mi raccomando, salvatelo e auguri, bella regà.